in questa sede facciamo i tamponi, i test tampone Covid tutti i giorni, sia la mattina che al pomeriggio. E facciamo i tamponi dei pazienti che devono essere dimessi, ossia di quelli che devono essere dichiarati clinicamente e guariti definitivamente. E questi pazienti, dopo i 14 giorni di quarantena o di isolamento domiciliare, devono ripetere un doppio tampone, uno a distanza di 24 ore uno dall'altro. E abbiamo preferito seguire questo gruppo di cittadini, di pazienti al mattino, quando teoricamente insomma, dovrebbero esserci i potenzialmente guariti o comunque meno probabilità di incontrare positivi. Mentre il pomeriggio facciamo i soggetti Fauci sintomatici o asintomatici, che sono quei pazienti che ci vengono comunicati dai medici di medicina generale, oppure che noi ricaviamo dalla sorveglianza attiva, in quanto tutti i giorni a tutte le persone che sono in quarantena o in isolamento domiciliare viene fatta una telefonata che ha lo scopo di testare lo stato di salute o se ci sono comunque dei cambiamenti dal punto di vista sintomatologico. Alla comparsa di qualcuno dei sintomi tipo febbre superiore ai 37,5, qualche colpo di tosse o addirittura anche difficoltà respiratoria, noi li programmiamo per un tampone. Quelli abbiamo preferito farli di pomeriggio e metterli tutti insieme nella fascia oraria pomeridiana. Oggi e domani sarà ancora questa per il pomeriggio, da mercoledì molto probabilmente la location sarà un'altra, ossia abbiamo trovato una sistemazione ancora migliore per chi eventualmente deve fare il tampone ed è un Fauci sintomatico, preferiamo magari che stia in macchina e noi riusciamo a tamponarlo anche all'interno del suo abitacolo. Chiaramente qui era improponibile sta cosa, invece nella nuova sistemazione sarà possibile fare anche così.